Che voi siate pronti o meno, io sono tornato col cappello sempre in testa ed il sorriso stampato. Siamo pronti a cominciare, qui la noia va via. Se comincia, dillo, stai su Telepavia. Tu mi vedi da lontano col cappello in testa e quando arrivo io può cominciare la festa. Ma ricordati di noi, anche se è un problema, alza la cornetta che ne vale la pena. Con la fame in pancia camminiamo sparsi, ci riunisce il profumo del salame di Varzi. E mi accorgo ancora di più che la vita è bella se faccio un salto a Parone e mi ci mangio un'offella. Se c'è festa, tanti amici e vera allegria, io non posso mancare, dillo a Telepavia. Se c'è festa, tanti amici e vera allegria, io non posso mancare, dillo a Telepavia. Carissimi, benvenuti al Cuspavia. Oggi in questo luogo si svolge una manifestazione sportiva che coinvolge tante squadre provenienti non soltanto dall'Italia. Sport protagonista di questa giornata sarà il rugby. Quindi venite con me che adesso vi presento tutti i suoi protagonisti. E viva lo sport! Giornata di grande rugby, siamo con i Milold, i grandissimi Milold del CUS. E allora ragazzi, tante squadre vengono dall'Italia e dalla Francia, tutti qua per sfidarvi in un bel torneo. Un torneo degli Old, secondo la tradizione più pura del rugby. Adesso inizierà un bel torneo fatto da tante squadre, tante sfide, le conosceremo uno dietro l'altro, devono cominciare. Però fatevi un bel applauso e mi raccomando, vinca lo sport! Alla mia destra Brendolisa, assessore allo sport della provincia, alla mia sinistra Bobbio Pallavicino, assessore allo sport del comune di Pavia. Allora, un evento che catalizza l'attenzione su Pavia, sulla nostra provincia, vengono dall'estero, vengono da Milano, vengono qua per divertirsi e fare dello sport, la cosa principale di questa giornata. Certo, innanzitutto la cosa principale è che è una bella festa, innanzitutto è una festa di sport con tante squadre, con tante persone, quindi il momento in cui lo sport riesce un po' a contagiare le persone, a farle venire, a farle partecipare, e vuol dire che lo sport ha fatto anche quanto deve fare. Molto bene, non sono giovani, perché poi tra l'altro loro sono tutte squadre che hanno superato quella fascia, insomma sono i cosiddetti old, coloro che lo fanno proprio per lo spirito.
Antonio, direi che sicuramente questo è un grandissimo spot per la città di Pavia. Io ieri sera li ho visti in giro che goliardi, allegri e simpatici tenevano compagnia anche ai pavesi. E sicuramente questa categoria di rugbyisti è, insomma, la, per quanto riguarda, è la mia preferita, perché sono veramente, hanno creato un gruppo importante di rapporti sociali, di amicizia molto forti. Io vedo i nostri del CUS Pavia, insomma, hanno veramente fatto gruppo, come si suol dire, e quindi trasmettono una positività importante in questo momento storico. E per quanto riguarda questa manifestazione, insomma, nell'ottantesimo compleanno della sezione del CUS Rugby non ci poteva essere miglior modo per festeggiarlo, appunto, di un evento internazionale di questo tipo, con la presenza delle squadre francesi, con altre squadre italiane. Quindi una grande festa per stare insieme, per far sport, per divertirsi in questo fantastico polmone verde dell'Università di Pavia, e per ancora una volta sottolineare l'importanza dello sport, e l'importanza dello sport soprattutto per quanto riguarda la collaborazione tra Comune, Provincia e Università di Studi di Pavia. Molto bene, viva lo sport, vinca il migliore, e andate a cambiarvi? Certo. Alla prossima! Goliardi fin nell'animo, loro sono gli amici di Behold di Cologno. Un applauso. Venuti a Pavia per sfidare i Behold e tutte le altre squadre. Quali sono i vostri punti più forti? Intelligenza, la bellezza e il terzo tempo. Fateci un urlo. Cesare Dacarro, presidente del CUS Pavia, insomma, una giornata veramente importante, anche perché c'è un compleanno oggi da festeggiare. È veramente un compleanno importantissimo, 80 anni sono tanti, però noi siamo il centro universitario sportivo di un'università che ne ha 650, quindi le nostre radici sono profondissime, non solo nel rugby ma anche in altre discipline, nel canottaggio. La pallavolo compie 50 anni l'anno prossimo e quindi continuiamo a festeggiare questi compleanni con grande soddisfazione. Oggi abbiamo qui degli amici che vengono anche dall'estero, dalla Francia. Non sono più dei giovanotti, ma dimostrano che questo sport così duro, così impegnativo, si può praticare anche ad una certa età. Anch'io ho indossato la maglia del rugby e vediamo se mi fanno entrare in campo oppure no. Molto bene, anche perché questa è un'occasione di sport, lealtà e soprattutto amicizia, perché quando si parla di rugby è bello ricordarlo sempre e comunque. Certamente. Grazie mille, la ringrazio e complimenti per questa idea. Arrivederci, auguri! Vengono da Genova, loro sono i Cavalieri di San Giorgio. Complimenti intanto per aver aderito a questa iniziativa che vi porta a Pavia, spero sarà una giornata di sport divertente. Grazie. Volete dirci qualcosa sulla vostra squadra? Ma la squadra è nata da una ventina d'anni circa, Schicco, è vero? E siamo praticamente vecchi giocatori del CUS Genova. Stiamo invecchiando, la memoria manca. Sì, però siamo amanti del terzo tempo. Soprattutto del terzo tempo, però anche del gioco. Bravi, noi vi osserveremo e cercheremo anche di carpire i vostri segreti, perché noi siamo qua apposta per imparare. E allora il nostro feticcio, ci abbiamo lì il feticcio. Abbiamo il feticcio, molto piacere, signor feticcio. 70, lei quanti anni ha? 71. 71, io le faccio i complimenti. Piano, perché mi sciolgo. Ti faccio io sono sicuro che dà dei punti a tutti, dici la verità. E allora so che c'è una canzone che vi accompagna, allora fatecela sentire. Vai! A vigile pagasce, avanzi de casi, se nu me piace a mussa, se nu me piace a mussa, a vigile pagasce, avanzi de casi, se nu me piace a mussa.
tell your children not to do what I have done. Spend your life sincere. Altri avversari tosti questi qua, mica a caso vengono da Treviso. Sì, Treviso. Molto bene, voi siete i? Gli Old Ruggers di Treviso. Old Ruggers, sei il capitano, ti chiami? Ettore. Ettore. Ragazzi, siete pronti a dar battaglia? Sì. Ecco, quali sono secondo voi i fattori che determineranno queste partite? Insomma, chi andrà a vincerla, un po' di scaramanzia? Chi si stanca prima perde, con paura un po'. Voi come siete, da campo o da terzo tempo? Fantastico, abbiamo anche un gemellaggio con i ragazzi di Milano e di Venezia Mestre, quindi insomma siamo proprio classica old team. Bravi, fatevi un applauso, fatevelo che ve lo siete meritato. E allora fatemi sentire un urlo da rugby, 1, 2, 3. Eccoli qua, squadra ospitante. Ragazzi, sarà dura. Puto! La squadra di Pavia naturalmente pronta a dar battaglia. Chi sono gli avversari più ostici? Vabbè, noi vi guardiamo, fatevi un applauso, ma soprattutto fateci divertire! Potevo, attratto da certi profumi, non venire a salutarvi. Tu sei? Angelo Brambilla. Angelo Brambilla, che sta sgrigliettando delle salamelle giganti, perché loro sono grossi. Esatto. Che mangiano. Poi sprecano. Non sprecano neanche una briciola, te lo dico. E allora vi presento anche... Alessandra. E? Caterina. Brave care, un lavoro questo arduo. Oh, che regalo. Un presente. Ah, cioè, l'orario è quello giusto. Grazie care. Yes, it is. Yes it is. Searching for good time, but just wait and see. Les amis de la France, dalla France! Ho il portavoce italiano, però. Voi siete lì? Carcajou de Anthony. Carcajou de Anthony, un team francese che viene da esattamente? Banlieue parisienne. Ah, periferia di Parigi. Periferia di Parigi, quindi gente abituata alle sfide forti, insomma. È già una partita è andata, vi state divertendo, vi trovate bene a Pavia? Molto, moltissimo. È già la seconda volta che veniamo a Pavia, ci trovano da Dio. Bene, sono contento, siete un ottimo spot per l'Italia e per la France ensemble. E allora se c'è un grido di guerra, il loro inno, ce lo fate sentire? È molto lungo. Un, 2, 3. Ciao ragazzi. Yeah.
squadre importanti, equipe de la France. Oh, lui parla un po' italiano, voi che squadra siete? Parla poco l'italiano. Un pochino, ma basta. Sono molto, molto contento di partecipare alla competizione di Oval Star e con le Omido Old di Pavia. È una bella competizione per la buona compleanno. Bravo, 80 anni. 80 anni. Devo fare un po' di ruggine. Sì. Comunque loro sono gli Oval Star. Da dove venite? Venite da Parigi, dopo di Parigi, okay, Euro Disneyland. Ah, vicino a Disneyland. Sì. Ecco perché siete così bravi, avete tanta fantasia. Loro sono forse l'equipe da battere. Io adesso non mi voglio sbilanciare, ma sono davvero forti. Fatevi un applauso! Con i Milold, che sono lo spot migliore per questa Pavia che gioca a rugby ma soprattutto pratica sport a tutte le età, fatevelo un applauso perché ve lo siete meritato soprattutto. Grazie. Ragazzi, qua il torneo continua, io li devo lasciare purtroppo perché i servizi ci chiamano, però non potevo venire a non trovarmi. Torna a giocare con noi. Ce la metto tutta. Torna con noi. Tornerò volentieri, però vinca il migliore di questa giornata. Alla prossima! Ci vediamo alla prossima! Un bel applauso per il Milold e soprattutto viva lo sport! Milold, ciao! Canta, c'ho una sete e voglio una birretta. Passo giù da carbonara e ci unisco una bruschetta. Sono gli amici intorno a me, qui la merce più rara, specie con un bel salame d'oca di mortara. Non ho ancora finito, state lì in salotto. So che siete a gambolò col suo fagiolo borlotto. Non cambiare, resta qui e vivi un'avventura che diventa più buona con un po' di raspadura. Ad Olevano l'anguria e a Volpedo la pesca. Ora c'è davvero tutto, può iniziare la festa. Questo nostro viaggio insieme è già cominciato. Su dai, alza le mani, perché dillo è arrivato. Se c'è festa, tanti amici e vera allegria, io non posso mancare, dillo a Telepavia. Se c'è festa, tanti amici e vera allegria, io non posso mancare, dillo a Telepavia.